Benvenuti a tutti. Oggi è giovedì, 13 ottobre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Conflitto aperto col grillo parlante. Metà settimana, non è momento di compere pazze, ma con la luna in seconda casa, quella dell'avere, elettrizzata da Urano, la spinta c'è, forse reale necessità ma presa con troppo impeto, forse solo bisogno di consolazione. Se cercate un amico che vi accompagni e vi consigli, però, oggi non troverete nessuno, con Saturno che nel vostro oroscopo occupa il settore delle amicizie, sottolineando una situazione di mancanza. Meglio così, da un lato siete persone indipendenti e non volete condizionamenti esterni, ma acquistare un capo di abbigliamento importante e molto costoso per una cerimonia particolare o un pezzo d'arredamento, l'occhiata di qualcun altro fa sempre comodo. In bilico anche l'immagine che vi siete costruiti di voi stessi, prima eravate sicuri del fatto vostro, ora, con Venere contro, avvertite delle falle e la cosa non vi piace affatto. Equilibrio e armonia, bene le amicizie e le coppie. Potrebbero esserci anche proposte di matrimonio o convivenze interessanti. Buona salute sia fisica che spirituale, riconoscimenti e giustizia. Giuste opportunità in amore e sul lavoro. A volte avete voglia di fuggire dalla realtà ma questa non è la soluzione ideale per risolvere i problemi. Affrontateli di petto. Oggi avrete ottime speranze di concludere un accordo, un affare, un'intesa che potrebbe avere i suoi risvolti positivi a breve. La persona che amate è insofferente a certi vostri capricci e comportamenti, fate attenzione a non tirare troppo la corda. Oggi Mercurio non facilita certo la comunicazione con gli altri e Giove per oggi non farà sentire il suo influsso positivo. Potreste ricevere qualche dispiacere da una persona amica. È giunto il momento di pensare al futuro anche se qualche incertezza resta, qualche preoccupazione per il denaro che continua a restare poco. Venere guarda dalla vostra parte e non è escluso che in giornata potreste mettere a segno un discreto colpo. Se amate qualcuno provate a pensarlo intensamente, niente esclude che non si faccia vivo di lì a poco. Oggi non ascoltate i consigli in particolare di due persone, fate di testa vostra e non ve ne pentirete. Gli amici cattureranno la tua attenzione, esci e accetta un invito. Incontri e novità interessanti. Contatti con persone attive e simpatiche. Non siate esigenti in questo periodo con il partner. Rispettate i suoi momenti no perché saprà ricompensarvi in futuro. Fatevi valere oggi, cercate sul lavoro di essere disciplinati e persone modello. Se avete dei progetti ora è il momento di tirarli fuori e cercare di mostrare agli altri il proprio valore. Le persone saranno intrattabili e perdere la calma potrebbe essere normale conseguenza di richieste impossibili. Le pene di amore fanno sempre soffrire, anche chi sembra più duro. Non rinunciate a una cena fuori solo perché vi sentite in colpa per non aver lavorato abbastanza. L'orgoglio di qualche vostro socio in affari, nonché persona a voi cara, potrebbe rovinare tutto quello che avete costruito insieme, sia nel lavoro che nella vita. La giornata inizia con alti e bassi del tono e dell'umore, provocati da Plutone e Sole contrari nei segni per voi contrastanti nello schema dello zodiaco, il Capricorno e la Bilancia. Dopo momenti di nervosismo via via vi riprendete avviandovi verso un clima generale che diventa disteso e pacato in serata. Sotto il profilo della forma fisica, Giove in ottimo aspetto vi dona un atteggiamento accattivante, dove il vostro sex appeal si unisce allo stile e il savoir faire si accompagna alla naturalezza. C'è ancora una grande tensione provocata dall'opposizione dei pianeti. Questo non significa che le cose vanno male per forza ma indica che c'è tanta paura di non farcela o che in questi giorni ci sono eventi importanti, esami da affrontare. Torna la voglia di rimettersi in gioco, di competere. Le ultime questioni che avete affrontato potrebbero non aver sortito gli effetti che desideravate e a questo proposito oggi dovrete sforzarvi di mantenere la calma e non essere aggressivi con gli altri. Forse potete ancora rimediare o meglio, potete ancora modificare il vostro destino, sempre che riusciate a prendere delle decisioni da mantenere anche nel prossimo futuro, ovvero a lungo. Per belli apparire bisogna soffrire,
sentenzia un vecchio detto, che trasposto ai tempi attuali potrebbe diventare per arricchire bisogna soffrire. Quanto mai vero per il vostro segno, con Plutone allo zenite e Saturno peregrino in sestile, segno che da colleghi e amici di aiuti non ne avrete. In compenso le spese, con Urano in seconda casa, si fanno ancora più impellenti, un tormentone, specie se un senso di impotenza nel fronteggiarle vi fiacca l'umore. Eppure avete Giove ottimista nel segno, dunque tiratevi su, c'è chi sta molto peggio di voi e non si lagna così. Amore ed Eros. Zero al quoto e zero anche l'amicizia, vi sentite soli e incompresi, privi di supporti concreti e anche affettivi. Tutto da rifare, ma a questo punto vi sorge il dubbio che se vi ritrovate a mal partito qualcosa di sbagliato l'avete fatto anche voi? Cari Ariete, dovete imparare a gestire meglio la situazione in amore, ci vuole più attenzione. Rischiate di perdere facilmente la pazienza, sarebbe un gran peccato. Il periodo resta buono anche al lavoro. Ci sono ottime opportunità per fare bene e costruire qualcosa di speciale. Un rapporto che sembrava non conducesse da nessuna parte, comincerà a dare qualche segnale di ripresa. Basterà un dialogo a farvi capire che sono molte le cose che avete in comune. La mutata posizione della Luna nel segno dei Gemelli vi favorisce obbligandovi a impegnarvi di più in amore. Non basta chiedere soltanto l'affetto, prima di riceverlo, bisogna saperlo anche dare. Sarà questo il messaggio che il bianco satellite vi invierà, spingendovi a manifestare in modo più convincente il sentimento, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 23 di marzo al 2 di aprile. Lavoro e denaro? Colleghi spocchiosi, peggio ancora se lavorate in proprio e dovete giostrarvela da soli. Con i debiti pregressi ancora da saldare di certo non saranno i sostegni governativi a tirarvi fuori dai guai. Dovete rimboccarvi le maniche, ma se la clientela stenta ad affluire, come si fa? Oggi dovete assolutamente evitare di essere precipitosi e cercare di contenervi per non fare aumentare la tensione. Fate attenzione, potreste agire in una maniera scorretta e pagarne una conseguenza sgradevole. Giove positivo, in congiunzione benefica col vostro segno, vi fa audaci, spavaldi, arditi più che mai. E vi fa vincere sfide professionali con grande facilità, specie se siete nati nella terza decada arietina e se svolgete un'attività autonoma. Sbaragliare alcuni avversari, ritenuti imbattibili fino a poco tempo fa, sarà la vostra occupazione attuale e costituirà anche un divertimento personale. Benessere. La raucedine che vi gratta le corde vocali non è effetto di un malanno ma del sistema nervoso, tendete a schiarirvi la voce quando siete imbarazzati o molto stanchi e vi sentite privi di appoggi a cui rifarvi quando vi sentite attaccati dall'esterno, magari dal capo. Occhio all'umidità ottobrina, bagnarsi i piedi non giova. Ricordate che oggi è il Shokodai, dunque addolcitevi la bocca, il triptofano contenuto nella tavoletta. Così come la cioccolata in tazza, è il mediatore che aiuta a ritrovare la serenità. Avete la pelle del viso un po' spenta? Il succo d'arancia è un ottimo tonico, rende la pelle liscia ed elastica, migliorandone il colorito. E poi non dimenticate di bere tanta acqua, anche 2 litri al dì. Per lei, dopo un trasferimento vostro o altrui, oggi la mancanza di persone con le quali condividevate molto si fa più acuta. Gli amici di quartiere, quelli che quando c'è una mezz'oretta libera si va a prendere un caffè o si scambiano 2 chiacchiere, autonome sì, ma sole non è bello. Per lui, rimpianto per un amico che si è improvvisamente allontanato senza darvi spiegazioni. Analizzate il vostro comportamento, forse la chiave di volta sta proprio lì. Colore delle emozioni, blu elettrico. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 6, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.